Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ha dato via libera l'approdo delle navi perché l'approssimarsi del maltempo e le condizioni del mare avrebbero esposto le persone a breve rischi a bordo. E poi ancora sull'immigrazione, qual era l'altra? La salvaguardia delle persone orienterà sempre le decisioni del governo, anche di fronte alle azioni provocatorie e rischiose delle ONG, quindi il tono nei confronti delle ONG non cambia. Alessio e senatore Misiani. Sono arrivati i dati di Frontex, l'agenzia europea, sui primi 11 mesi riguardo ai migranti. 308.000 ingressi irregolari alle frontiere esterne dell'Unione Europea, un incremento del 68%. La rotta dei Balcani occidentali, quindi la rotta di terra che più volte abbiamo raccontato, rimane la più attiva con il 45% di tutti gli ingressi irregolari. Però in nel frattempo c'è l'audio di Elena aperto, chiediamo alla regia perché partecipa. Elena? Lo riferisce l'agenzia di Frontex. Frontex fornirà ancora più ufficiale 2100. Le rotte dei Balcani occidentali, Mediterraneo centrale sono le più attive, Mediterraneo occidentale, Africa occidentale, confine orientale registrano un calo dei rilevamenti. Senatore Misiani, di cosa stiamo parlando mentre vediamo le navi che entrano nei porti italiani e scaricano quelle persone salvate dal mare? Stiamo parlando di drammi umani che sono evidenti nelle immagini che avete mostrato e anche di una strumentalizzazione politica che in realtà non produce risultati concreti, perché il governo finora non ha minimamente fermato la tratta illegale dei migranti, ha scelto una politica contraddittoria che alla fine si sta ritorcendo contro se stessa. Prima i blocchi, poi la politica selettiva con i carichi residuali, così sono stati definiti i migranti che non potevano essere accolti dal ministro Piantedosi, con un'espressione molto infelice, uno scontro durissimo con la Francia e con l'Unione Europea, e poi quello che non noi ma quasi tutti gli organi di informazione hanno definito un dietrofront. Sarebbe meglio seguire una politica lineare, che è una politica che non dovrebbe essere caratterizzata dalla strumentalizzazione politica. Serve rigore, serve umanità, serve anche realismo, una diversa e più efficace politica di contenimento dei flussi deve essere costruita a livello europeo, non la si costruisce con le polemiche tra Italia, Meloni e Francia, Macron, quelle a cui abbiamo assistito, ma con la cooperazione con gli altri partner dell'Unione Europea a partire dai paesi più grandi, non contro ma con l'Europa. E Luca, mi aprite Luca Sappino per favore, perché oggi credo che Matteo Salvini partecipasse ad un appuntamento e quindi Luca provava ad incrociare Matteo Salvini proprio per chiedere a lui quanto è contento, diciamo, di questi ultimi sbarchi e delle dichiarazioni della linea del ministro Piantedosi. Luca. Sì, io sono in uno degli ingressi laterali della Camera Tiziana, perché qui c'è la presentazione dell'Albo d'Oro della Federazione Italiana Cuochi. È atteso Matteo Salvini, dovrebbe arrivare attorno alle 4, era stato dato, ma forse è in ritardo. Vediamo. Ti posso dire però della Lega, diciamo, per chiedere ai leghisti diciamo un commento su quest'ultima, diciamo, prestazione dal ministro di Piantedosi. Ho incontrato prima il vicepresidente del Senato Gianmarco Centinaio, che ci ha detto che no, non è un passo indietro, è che semplicemente non sempre si può tenere la linea più dura, che è quella, diciamo, che la Lega ovviamente preferisce, ma che bisogna fare i conti con le condizioni e soprattutto con l'Europa, perché dice Centinaio il punto non è se noi facciamo o meno un passo indietro, il punto è che non fa passi avanti, così ha detto l'Unione Europea, non ci dice cosa vuole fare davvero sui migranti. No, ma io questa questione del maltempo che viene sollevata anche da Piantedosi, no? Cioè è evidente, quando c'è stato lo scontro, quello con la Francia, non eravamo all'inizio della primavera, eravamo a 3 settimane fa, quindi si sapeva che poi sarebbe arrivato il maltempo e che quindi sarebbero arrivate altre navi e ci saremmo ritrovati in questa condizione. E allora mi chiedo, forse era più furbo pensarci prima o no? Le chiedo però, onorevole. No, guardi, secondo me non è una questione di furbizia, è una questione...